Allora siamo arrivati a una linea della classifica diventato lungo prima Giorgia Bori con 4,55, seconda. Allora, possiamo riprendere, siamo in diretta, scusate, su www.wisp.it dallo Stadio dei Marmi Pietro Mennea, finale del 1000 di Michele Dellungo di Jessi e Lutz. Abbiamo già avuto Emiliano Orsini e Massimo Flaminio, autori insieme di una bellissima conclusione. Allora, proprio un momento prima che poi si scatenino le vostre compagne, raccontatela a modo vostro questo finale di volata. Beh, sarà un bel finale, solo che le regine erano quasi andate, una partenza molto forte. Allora, tu Emiliano? Io pure, la partenza molto forte, io sono rimasto un po' più dietro, ho aumentato man mano in progressione fino ad arrivare alla lunga finale. Allora, vogliamo vedere il tempo, lo avete? Io ho preso 2,53. 2,53. Naturalmente qui si tratta evidentemente di due ragazzi che fanno atletica. Sì, le fermi gialle. In quanto si arriva, intanto di che scuola si è? Il Civia Venezia Giulia, Umberto Nobile Ciampino. Benissimo, allora vi faccio tanti auguri perché sicuramente ci ritroveremo nel corso del 1000 di Michele negli anni. Grazie. Ok, ciao ragazzi. E adesso riprendiamo con le immagini qui sulla pista dello Stadio dei Marmi Pietro Mennea. Allora, magari io adesso con Andrea cercherà di fare il punto un po' della situazione sulle varie classifiche. Intanto confessiamo la nostra ignoranza, sono in campo adesso le ragazze del 2001, ragazze del 2001, quindi dovremmo essere alla nona gara. Vogliamo vedere se riusciamo a fare il punto su tutti i vincitori di questa giornata, almeno così avremo i vincitori di questa giornata. Ricordo che tutti i giovani atleti ricevono anche una t-shirt della Roma 2024, del Comitato Roma 2024, mentre la voce dello speaker troneggia nel raccontare questa nona gara. E poi altri 3.600 che hanno fatto la staffetta 50 per 400 metri, una staffetta divertentissima. Veniamo dai campionati del mondo di Scotland, dove Gianmarco Tamberi ci ha regalato la medaglia d'oro ai mondiali indoor. Allora, intanto ricordo che si svolgeranno poi il 15 aprile le premiazioni della 1000 di Miguel e del salto in lungo di Jessi e Lutz, venerdì 15 aprile alle ore 17 al Palazzo delle Federazioni di Viale Tiziano. Ma adesso vediamo un attimo proprio queste ragazze, lasciamo anche lo speaker solo nella conduzione. Il distacco è molto alto, difficilmente ragazzi potranno raggiungere la prima. Hai polverizzato senza scarsi. Ci chiedono la classifica del salto lungo ragazze. Si è ridotto il distacco, ma è pur sempre un distacco importante, si parla almeno di una 25 di metri, dunque attenzione ancora quest'ultima curva e poi il rettilineo finale sembra tenere la battistrada di questa categoria 2001. Giulia Franceschi, Anita Costantini, Manuela Mecosci, Alice Mazzetti, Daniela Campanelli, Claudia Scodalicchio, Greta Riverancio, Barbara Malerba, Maria Teresa Corbucci, Elena Coccia, Benedetta Panelli, Eletta Frugis, Arianna Rattini, Chiara Verola, sta concludendo intanto la sua impresa. Questa ragazza, un applauso per lei che va a vincere la categoria 2001. Poi ci sono Lucrezia Pelocchi, Costanza di Napoli, Giulia Campi, Alessandra Stinga, Caterina Ferretti, Matilde Cassinis, Diana Maggese, Valentina Carta, Francesca
Cucimanna, Alice Ferrete, Rebecca Barcellona. Allora, noi con Andrea abbiamo, se andiamo un attimo con i cartellini, possiamo fare anche un punto della situazione. E intanto Sara Piergentini ci dà, della nostra amica del canto, ci dà un po' il punto della situazione per quanto riguarda il salto in lungo, ma continuiamo a seguire gli arrivi fino anche al finale. Ecco. Allora Sara, che sta succedendo adesso nel salto in lungo? Allora, si stanno preparando i ragazzi del 2002, ancora la gara non è iniziata, sta per iniziare, si sono scaldati, hanno fatto i primi salti e sono comunque molto agitati per questa gara. Ah, quindi molto agitati li trovo? Sì, sì, sono abbastanza preoccupati, ma comunque si vede che si stanno divertendo. Bene Sara, allora ci risentiamo dopo. Ci risentiamo dopo. E intanto diamo un secondo la parola a Ivano Maiorella per questo momento, se ci consente di fare un attimo a noi un'altra, curare un'altra situazione che poi vi racconteremo. Allora Ivano Maiorella, dunque, sta andando, mi sembra, tutto bene, anche questa diretta un po' agitata, un po', diciamo, molto in divenire, però come in tutte le prime volte è giusto anche che sia così. Sì, certo, se no che diretta sarebbe, Valerio? Sono le manca un quarto d'ora alle 11 oggi, qui è 21 marzo, dallo stadio dei Marmi di Roma stiamo trasmettendo l'evento finale della Corsa di Miguel. La Corsa di Miguel c'è stata a Roma il 31 gennaio, circa 10.000 podisti pronti via per i diritti, per la dignità, per il rispetto delle persone. Miguel era un desaparecido maratoneta al quale il Club Atletico Centrale, la WISP, con il sostegno dell'Istituto del Credito Sportivo hanno diciamo, organizzato questa grande corsa, che è anche una manifestazione per la dignità, per i diritti e per quello che può rappresentare, che può dare lo sport al servizio di questi valori che sono valori universali. Bene, dal 31 gennaio ad oggi si sono alternati decine di eventi a Roma e dintorni, dei quali sono state protagoniste circa 200 scuole. In questo momento qui vedete la finale, quindi coloro che hanno stabilito i tempi migliori sulla distanza dei 1000 metri. Questo è il motivo per cui si chiama il 1000 di Miguel. Si stanno alternando le partenze in base all'età dei partecipanti, divisi ovviamente in sessioni maschili e sessioni femminili. In questo momento, vedete, dallo stadio dei Marmi di Roma, ringraziamo per la regia Francesca Spanò, vedete il tempo è decisamente buono, giornata primaverile, oggi è il primo giorno di primavera, vedete molti ragazzi delle scuole. Bene, questa iniziativa è collegata alla giornata della memoria e dell'impegno organizzata da Libera, l'associazione di Don Ciotti, in tutta Italia, e tra un po' anche noi ci collegheremo con la Casa del Jazz di Roma, dove verranno letti i nomi delle vittime innocenti di mafia. Restituiamo il microfono a Valerio Piccioni per la cronaca di quello che sta avvenendo. Sì, siamo alla decima gara del 1000 di Miguel, alla seconda del salto in lungo di Jesse e Lutz. 1000 di Miguel che ricorda, lo ricordiamo, la figura di Miguel Venancio Sanchez, maratoneta, poeta argentino desaparecido nel 1978. Intanto siamo a un giro dalla conclusione. Andrea Stocchi, Leonardo Di Felice, Felicio Fumacero, Matteo De Salve, Adriano Basso, Giovanni Palleschi, Simone D'Angelo. Un giro adesso alla conclusione, che in realtà è già diventato quasi un mezzo giro, ecco, siamo a 250 metri dalla conclusione. Ecco Valerio, per permettere a chi ci sta seguendo di avere un po' una cognizione di quello che avviene in questo momento allo Stadio dei Marmi, sappiamo che molti licei in gara, scuole superiori, hanno delle maglie colorate, quindi le maglie colorate che vedete corrispondono ciascuna ad un liceo, quindi vengono indossate con orgoglio. Ecco, un po' a memoria, Valerio, possiamo raccontare i colori a quali licei corrispondono?
finale potrebbe, allora sì, perché ormai siamo alle scuole superiori. Seguiamo intanto questo rettilineo finale, questa volata bellissima. Ancora 40 metri e poi finisce questo linea di gara, sorpresa, la vittoria di questo ragazzo che recupera. Allora ecco il Cor Gesù, il Cor Gesù che ha piazzato un bel successo e la maglietta rossa proprio con la scritta Cor Gesù della professoressa Mercedes, che sarà sicuramente molto contenta e felice di questo risultato ottenuto dal suo ragazzo. Adesso c'è un problema per la registrazione di tutti, niente di che. Allora torniamo, 2.48 intanto per questo vincitore, ora lo sentiremo, 2.48, veramente un risultato importante, il migliore della giornata. Vi dicevamo che siamo alla decima gara quindi del Mille di Michele, ora poi faremo un po' il punto della situazione. Complimenti, 2.48, quanto vedi? Aspettiamo un attimo, intanto se riesci a pronunciare il tuo nome e il tuo nome. La scuola? Ha fatto una bellissima gara Riccardo, complimenti anche al quindi secondo, abbiamo sbagliato, si tratta di un ragazzo del Garibaldi, dell'agrario Garibaldi, che si trova su via Ardiatina. La scuola? Farnesina, Filippo secondo classificato invece. E poi Riccardo insomma ti ha battuto sul finale, tra l'altro con un gran tempo, non lo dico il tuo personale? Allora tra poco il collegamento, scusate, con la casa del jazz di Libera. E adesso forse Andrea, se puoi darci qualche risultato. L'assaggio lungo da Francesco Allori, intanto se c'è stato qualche salto interessante tra questi ragazzi. Allora ecco il primo e il secondo. Un attimo solo per la professoressa. Allora cerchiamo adesso di recuperare un po' il filo, intanto abbiamo tanti professori conosciuti. Adesso siamo all'undicesima gara del Mille di Michele, 2016, qui la finale, una finale che viene dopo 18 raggruppamenti eliminatori, veramente una interminabile maratona cominciata il 22 febbraio, che tra l'altro ha coinvolto anche tante scuole elementari. Adesso un'altra partenza, l'undicesima. Categoria 2000 sono Alessia Mosca, Bianca Bordesino, Giulia Reali, Carolina Duzzacco, Martina Gregori, Emma Gressia, Rianna Crevetti, Sara Marco, San Fernando, Andrea Saverna, Sara Massina, Madonna Cidrola. Ecco il gruppone delle ragazze. Allora adesso abbiamo Riccardo Morgante e Filippo Cantabriga con Mary del Machiavelli e Federica del Canta che effettueranno le interviste. Prego, allora vi lasciamo il microfono. Ora però facciamo una cosa, un attimo ancora di pazienza, perché vogliamo inquadrare naturalmente le nostre ragazze che stanno per concludere. Stanno per concludere, ancora manca per la verità, così diamo anche la possibilità a Riccardo e a Filippo di recuperare un po' come fiatone, e poi descriveremo anche la maglia naturalmente del Giuseppe Garibaldi, molto bella, dell'agrario Garibaldi, una delle corse che da sempre è presente al Mille di Michele, ma anche il liceo della Farnesina con Filippo, che ci ricordiamo ha già tra l'altro corso al Mille di Michele, ci pare, negli anni passati, quindi anche questo no, è un debutto, allora probabilmente si tratta di un'omonimia. Allora ancora un attimo per vedere qui che cosa succede in pista e poi naturalmente cederemo la linea a Mary e a Federica. Ancora un secondo, sentiamo lo speaker, mentre un bel salto, anche se forse la chiusura non è stata perfetta sulla pedana del lungo. Finale femminile classe 2000.
Eccoci adesso a un momento, diciamo, di studio, sembrerebbe, della gara. Questa è la undicesima gara tra maschile e femminile e dovremmo essere a questo punto arrivate al 2000, esattamente al 2000, all'anno 2000, quindi vogliamo naturalmente non sottrarre l'inquadratura. E intanto una prima informazione, avete il vostro tempo? Sì, 2.48. 2.48 dunque per il vincitore della gara che era relativa al 2001 maschile. Adesso vediamo che le ragazze sono impegnate nel finale, vogliamo naturalmente seguirle fino all'ultimo. Adesso con l'aiuto dello speaker Maurizio Ruggeri seguiamo questo finale. Ragazze e ragazze, queste scuole, un vero boom quest'anno della corsa di Michele, 3600 nello staffettone, 800 nel salto in lungo, sono numeri veramente da capogiro, più di 10-12. Seguite adesso attenzione, questo sprint. Lo scatto bruciante di questa ragazza che merita l'applauso e delle tribune, che va a brucarsi questo mille di Michele con un bellissimo finale. Bellissimo finale di questa ragazza che va a vincere questo mille di Michele categoria 2000. Un applauso anche a tutte le altre che transiteranno. Quindi il 2000 femminile va in archivio con questo finale veramente molto interessante, molto brillante. E adesso noi, mentre continuiamo a inquadrare le ragazze che arrivano in questo momento, cediamo la parola proprio a Mary e a Federica per le interviste invece con i ragazzi dell'anno 2001. A voi la parola. Allora, abbiamo i ragazzi della categoria maschile 2001, il primo e il secondo classificato, insomma, diteci, ve l'aspettavate l'esito positivo di questa gara? Sì, comunque ho puntato alla vittoria, anche se quando ho visto lui che era troppo distante pensavo di non farcela, invece poi alla fine piano piano l'ho recuperato. Anche me l'aspettavo, sono contento di quello che ho fatto. Insomma, è stato un test a test, insomma l'esito è stato positivo per entrambi, insomma, complimenti. E da quant'è che avete fatto, cioè da quant'è che avete iniziato atletica e perché fate atletica? In realtà io non faccio atletica, non l'ho mai fatta. Ho cominciato calcio da, faccio calcio da 4-5 anni, comunque ci alliniamo sulla resistenza sempre. Diciamo che ti sei ritrovato qui per caso allora. Sì, perché comunque la professoressa mi aveva già visto che ero con una buona resistenza e corsa e quindi mi ha fatto provare a fare queste gare. Io faccio triathlon, che sarebbe questa moto e bici, lo faccio da 7 anni, quindi potrò anche, sono abituato a fare questi tipi di gare. Insomma, allenati, insomma, vabbè dai, comunque siete divertiti, spero, entrambi. Beh, grazie a tutti e due per, insomma, la partecipazione e l'entusiasmo, penso che sia stata una bella esperienza per tutti. Ciao. Grazie dunque a Federica e a Mary e naturalmente ai nostri amici primo e secondo di questa giornata. Intanto subito una piccola prima parola da parte di Federica Vitale di Raffeste Corri Galas e qui al Mille di Michele sta sorprendendo un po' l'atmosfera. Sì, è un'atmosfera bellissima, molto allegra, tanti ragazzi e per me è la prima volta, non pensavo che ci fosse così tanto riscontro di pubblico e di divertimento e allegria, si vede proprio, si respira una bella atmosfera e un bel clima. Benissimo, adesso ti sentiremo ovviamente con un po' più di calma, continuiamo a restare adesso sulla pedana, intanto ricordiamo sulla pista, anzi ricordiamo giovedì 2 giugno il Golden Gala, il grande appuntamento con il meeting dello Stadio Olimpico, quindi ricordiamo ancora una volta 30, 31 maggio e 1 giugno Run Fest proprio qui nell'area dello Stadio dei Marmi e dello Stadio Olimpico e poi l'appuntamento con il grande meeting del 2 giugno con il Golden Gala, il più importante meeting di atletica nato proprio dopo le Olimpiadi del 1980 con la grande serata che celebrò i successi olimpici
di Sara Simeoni e di Pietro Mennea. Adesso intanto è in corso di svolgimento, è in corso di svolgimento adesso la prova maschile. Allora rimaniamo però un attimo perché manca ancora qualche secondo, intanto possono pazientare i nostri amici. Stiamo per dare la linea, anzi non la linea ma il microfono, ad Alessandro Galli e vedremo di parlare anche di quanto sta accadendo nel Lugo, ma vediamo quello che sta accadendo intanto in pista. Siamo a un minuto praticamente dalla conclusione di questa gara e quindi siamo pronti a seguire con il nostro speaker. 324 sono in 5 a giocarsi questa finale, aumenta vertiginosamente l'andatura, anche perché è stata una gara tattica, 200 metri al traguardo, un terzetto sembra averla meglio e sugli altri, sono in 3 adesso a giocarsi questa finale categoria 2000 ragazzi, bellissimo questo finale di questi ragazzi che possono aprire tutto il loro compasso nell'ultimo rettilineo e vediamo un po', applaudiamo questi ragazzi, un bellissimo sprint a 2, emozionantissimo, testa a testa a 2 fino all'ultimo metro, incredibile, girometro le foto elettriche per stabilire il vincitore, la gara più combattuta di questo 1000 di Michel. Andiamo a capire chi è il vincitore, ma l'intervista la vedono tutte e due, la venderebbero tutti naturalmente, ma andiamo a vedere i primi due. Difficile stabilire gli avvisi, adesso i cronometristi ci diranno anche qualcosa circa il vincitore e soprattutto circa il tempo e quando avranno finito di svolgere il loro lavoro. Non è facile, qui bisogna prendere tempi per 20-30 ragazzi, quindi grazie anche a tutto il gruppo di cronometristi che sta contribuendo. Allora, a questa bellissima, eccoci adesso che con un ragazzo del Cante e dunque tu hai fatto il prego microfono adesso al nostro amico del Cante. Ciao, e questa è la, come sta andando la gara? Beh, abbastanza bene, contando anche che insomma non mi sto allenando in questo periodo, non mi sto allenando tanto. Sei soddisfatto della tua performance? Posso fare meglio perché ho il personale ancora 5,60, sto cercando di superare questo personale. Comunque è un buon risultato 5,43 che hai fatto. Sì, un buon risultato. Bene, allora adesso chiamiamo un secondo Federica Vitale di Runfest Golden Gala. Grazie. E allora Federica, naturalmente l'atletica è il grande Golden Gala, l'atletica è quella che sabato ha visto Gianmarco Tamberi vincere l'oro ai mondiali indoor e poi anche questa, no? E il tentativo forse di unire con Runfest e Golden Gala queste varie atletiche. Certo, l'atletica parte soprattutto da questo, se non partiamo dai giovani non ci sarebbero mai gli atleti di alto livello, quindi manifestazioni come questa sono fondamentali poi per far crescere i ragazzi e per creare i campioni del domani, che appunto passeranno poi dal Runfest dal 30 maggio al 2 giugno, in cui sarà la grande festa dell'atletica leggera, saremo qui nel villaggio nel parco del Foro Italico, qui allo Stadio dei Marmi, con tante manifestazioni, giochi di campionati studenteschi, palio dei comuni, per concludere poi il giorno di Golden Gala, che è l'evento della nostra manifestazione. Bene, allora puoi dirci proprio tre cose di Runfest da non perdere, ecco, qui che cosa succederà? Succederanno ovviamente moltissime cose il 30 maggio, il 31 maggio, il 1 giugno e anche il 2 di giugno, prima naturalmente del meeting, del grande meeting del Golden Gala, però tre suggestioni che ti senti di dire al pubblico adesso collegato con noi in diretta. Allora sicuramente, secondo me, la parte più entusiasmante del villaggio sarà tutta Viale dell'Albero, per cui dall'Obelisco fino allo Stadio Olimpico ci sarà una parte dedicata interamente allo
sport, all'atletica leggera e all'urbanet, dove chiunque si può cimentare e provare le attività sportive per entrare appunto nel mondo dello sport e della buona salute. Sicuramente questa è la cosa importante che stiamo cercando di proporre e di diffondere il concetto che lo sport fa bene. La seconda cosa, ci sarà sicuramente un villaggio molto animato anche dal punto di vista dell'intrattenimento serale e infine anche una parte culturale che sarà una zona convegnistica con la presentazione di libri, workshop, incontri, perché lo sport non è soltanto la pratica fisica ma c'è anche un mondo dietro di cultura. Grazie Federica, allora vi aspettiamo tutti 30 maggio, 31 maggio, 1 giugno, 2 giugno il grande meeting del Golden Gala con la Federazione Italiana di Atletica Leggera che ha collaborato qui con il Mille di Miguel e naturalmente poi più tardi parleremo anche delle promozioni che riguardano le scuole per poter arrivare appunto allo Stadio Olimpico il 2 giugno e non perdersi questo grande appuntamento. Grazie Federica, ora invece eccoci a Clara e Francesco del Canta che sono con Alessia Mosca, eccole qui, a voi il microfono. Allora siamo con la vincitrice del 1000 della categoria 2000 femminile. Sei soddisfatta della tua prestazione? Sì, non me lo aspettavo come tempo, quindi abbastanza. Da quant'è che fai atletica? Più o meno un anno e mezzo. Oggi il tuo tempo è stato di? 3:16. Grazie Alessia Mosca. Partita anche questa finale della Mille Classe 1999, Marisa Masullo, insomma è l'occasione per dire come ha visto il nostro, c'era la Lo, no? A Portland nei 60 metri, la Uber a Portland nei 60 metri, e che poi abbiamo fatto anche personaggio. Sì, è stata brava, ha preso un'ottima partenza, peccato che il semifinale non si è presentato. Secondo me poteva migliorare perché ha fatto molto bene la partenza, ma i suoi avvocati non convincono perché non siete stessi, si dice in gergo tecnico. Proseguono gli start qui allo Stadio dei Marmi, sono le 11:05 di lunedì 21 marzo, primo giorno di primavera e si sente. E Simone Adamoli e Federico Tramontozzi sono appena arrivati, l'avete visto, era quel finale che ha visto un testa a testa, non sappiamo com'è finito. Vengono intervistati da Ludovica e Alessandro del Liceo Cante di Roma. Ok, siamo qui con i due vincitori della 2000 maschile che si chiamano Federico Tramontozzi, Simone Adamoli. Ok, ma da che scuola venite? Da Cicerone Frascati. Ma voi avete mai fatto atletica? Sì. Da quando sei? Chiara Bertuola, Nicola Carassini, Laia Francesca Di Pochi, Elisa. Ma che tempo avete stabilito, il record massimo dei tempi? Il miglior tempo nostro, io 2:36 e 1. 2:36 e 7. Riusciti a battere oggi? Non di poco, no. Riuscite a battere questo record? Di poco, no. Però è stata una bella presentazione, grazie. Grazie a Ludovica e Alessandro Del Cante, e Simone e Federico ci hanno raccontato il loro arrivo al photo finish e abbiamo saputo un po' com'è finita. Proseguono le partenze, in questo momento vediamo le ragazze e siamo alle ragazze del 99, quindi ragazze di 16 anni grosso modo. Siamo alla conclusione di questa prova, stanno completando l'anello qui il giro di pista dello Stadio dei Marmi. Ecco l'arrivo in solitario di questa ragazza. 3:00:48
3:00:48 è il tempo di questa ragazza che penso sia andata davvero davvero bene. Adesso i nostri giornalisti del liceo Kant, del liceo Machiavelli, ce la porteranno qua ai microfoni. Ricordiamo, in diretta dallo stadio delle dallo stadio dei Marmi di Roma, la corsa di Miguel, ultimo atto, il 1000 di Miguel, organizzato dal Club Atletico Capitale insieme alla WISP di Roma, col sostegno dell'Istituto del Credito Sportivo, ma col sostegno di tanti altri amici. Vediamo Mizuno, vediamo Rancard e ricordiamo c'è anche la Fidal e tante persone, tanti volontari per organizzare una manifestazione come questa. Abbiamo un'altra ragazza, nome e cognome? Come sei arrivata? Bravissima, a scuola? Fai la guardia leggera? Quindi doppiamente brava. E, beh, insomma, è il caso che tu cominci a farla, però che sport fai? Vieni qua, vieni pure qua, il tuo nome e cognome, nome e cognome. Non fa niente, il nome? Da scuola? Non importa, hai partecipato, brava Martina, brava Martina e brava tutte le ragazze. Eccola qua, allora abbiamo smarrito, ne fa 5. No, smarrito, nel senso qualcuno l'ha smarrito, è stato trovato e negli spogliatoi maschili, quindi cercate di capire insomma, se l'avete perso o meno, ce l'abbiamo qui. Ci si prepara alla partenza, ci si prepara alla partenza del nuovo 1000, ma in questo momento Bianca del liceo Kant ci porta delle notizie fresche dalla pedana del salto in lungo. A te il microfono. Allora, si stanno svolgendo le finali del salto in lungo dei ragazzi di 4-2 e i ragazzi sono Galli al primo posto, Amatucci, De Angelis, Orsilla e Fugallo pari merito al quarto posto e De Rosa al primo posto, per far sapere il vincitore. Nel frattempo ci ha raggiunto qui alla postazione microfonica Flavia Ferrari. Flavia Ferrari è la ragazza sedicenne che avete visto prima arrivare da sola, tagliare questo bellissimo traguardo in perfetta solitudine. Complimenti Flavia. E Flavia viene intervistata da Andrea e Chiara del liceo Kant, ai quali cedo il microfono. Partita anche in questa finale. Allora, da che scuola vieni? Tullio Lavicini. Tutti i ragazzi che si ritirano devono, diciamo, non è la prima gara che tu dell'abbandono, faccio questo sport gara, da 2014. Qual è il tuo record personale? Di 1:30:04. Quindi diciamo che non è il fatto. No, no, però non me l'aspettavo assolutamente di fare un tempo così oggi. Quindi allora, Giordano Canali, Giovanni Catelli, Tito Marteggi, Gabriele Berni, Emanuele Romo Toronto, Stefano Benci, Nicolò Sandro, Jacopo Di Marco, Adriano Testa, Omar Mamed, Alessandro Ianni, Gioele Catalano, Andrea Questino. Riprendiamo il microfono, riprendiamo il microfono e accanto a noi abbiamo un'atleta appena arrivata. Ecco, ce l'ha portata la professoressa Pastore del liceo Machiavelli, uno dei 12 licei che sta facendo l'esperienza dell'alternanza scuola-lavoro sul giornalismo, ma c'è un motivo, Gabriella, possiamo dirlo, anche se siamo un po' in famiglia. Il motivo per cui hai portato questa ragazza qui? Perché lei sono tanti anni che partecipa a questa iniziativa, non fa atletica però viene dal tennis. Alice, atletica, tennis, ecco, se dovessi consigliare a un tuo coetaneo una di queste due attività, per quale propenderesti? Allora, per tutte e due, perché sono due attività bellissime e mi piace tantissimo il tennis, ma mi piace tantissimo anche l'atletica. Se potessi le farei tutte e due, però sicuramente, cioè, c'è la possibilità, deve farle almeno provate tutte e due perché sono stupende. L'atletica
fantastica, ti riempie l'anima e anche il tennis. Quali c'è una ragazza come te, di 16 anni, molto impegnata nello studio, come riesce a conciliare gli impegni di scuola con gli impegni sportivi? Diamo dei consigli ai tuoi coetanei, perché alcune volte uno pensa che sia impossibile, tu dimostri il contrario. Sì, sicuramente studiare insieme a fare sport è molto difficile, però si può trovare un modo per riuscire comunque a gestire le tue attività, sia dando lo stesso peso a tutte e due, quindi magari una parte si dedica allo studio e una parte allo sport, e alla fine ci si riesce, basta avere tanta volontà e niente, bisogna volerlo, bisogna desiderarlo davvero e ci si riesce. Grazie Alice. Prego, grazie a voi. Appena in tempo per vedere lo sprint, l'arrivo in solitaria di questo atleta, è inquadrato dalla nostra regista Francesca Spanò, un arrivo indiscutibile che ha seminato i due ragazzi che si sono misurati con una volata finale per il secondo e il terzo tempo. Vediamo che prosegue l'arrivo dei ragazzi del 99, quindi ragazzi di 16 anni, e ricordiamo le prove vengono disputate sui 1000 metri, quindi una distanza un po' atipica che sostanzialmente per i non addetti ai lavori significa due giri e mezzo di pista. La pista di atletica misura 400 metri, peraltro qui siamo ospitati nello Stadio dei Marmi di Roma, e la pista d'atletica è una pista d'assoluto prestigio. Ricordiamo, questo stadio fu costruito in occasione delle Olimpiadi del 60 di Roma e serviva un po' come stadio per gli allenamenti, per il defaticamento degli atleti. Le statue che vedete qui intorno, che vengono inquadrate dalla nostra regista Francesca Spanò, sono tutte statue di marmo, ognuna delle quali è stata donata da una provincia italiana diversa, e le gradinate, dove in questo momento sono assiepati centinaia di ragazzi delle scuole romane, sono tutte costruite con marmo di Carrara, quindi davvero, davvero un gioiello unico nel suo genere questo Stadio dei Marmi. Ecco, siamo a due passi, se Francesca Spanò si sposta sulla sinistra forse riesce a inquadrare uno spicchio dello Stadio Olimpico, ma non è molto significativo, se non per raccontare a chi ci sta seguendo di quanto siamo vicini allo Stadio Olimpico, e quindi siamo nella zona del Foro Italico. Nel frattempo manca un minuto alle 11:15 di oggi, 21 marzo, e stiamo per concludere la seconda sessione di trasmissione in diretta dal sito nazionale WISP, www.wisp.it, di questa manifestazione il 1000 di Miguel, con centinaia di ragazzi delle scuole medie, inferiori e superiori di Roma. Interrompiamo qualche minuto e poi riprenderemo e proveremo a collegarci con la Casa del Jazz di Roma per la giornata della memoria e dell'impegno, ma prima di incominciare, prima di fermarci e poi riprendere il collegamento, in coda abbiamo ancora un'intervista che faranno i ragazzi del liceo Cante, che si chiamano Chiara, Nicola Di Ruzzo. Ecco, intervisterete chi, Chiara? Tino Martello, che abbiamo visto è il ragazzo che è arrivato in solitaria prima del liceo Visconti di Roma. A voi il microfono. Che sport fai? Atletica. Tuo miglior record? 1000. Complimenti, com'è stata la gara? È stata bella, io pensavo fosse un po' più tattica, invece abbiamo trovato subito un morto in strada, e 500 sono partiti. Pensavi che ci fosse più competizione o cos'è contento? No, io sono contento perché sono molto felice perché sono davvero
per un obiettivo questa gara. Non è la prima volta che vinci, quante volte hai vinto prima di queste? Allora, l'ho vinto in quinta elementare, poi in seconda media non l'ho fatta, terza media sono arrivato terzo e poi adesso ho vinto ragazzi. Perfetto, grazie, sono finito. Grazie, grazie ragazzi, complimenti. Interrompiamo, lo chiediamo alla nostra regista Francesca Spanò un paio di minuti per collegarci subito dopo con la Casa del Jazz di Roma per la giornata della memoria e dell'impegno con Libera, l'associazione di Don Ciotti. Rimanete collegati con www.wisp.it.